Benvenuta la dottoressa Di Michele, autrice del libro Emotion Driven Design, edito da Apogeo, Apogeo docente Feltrinelli, possiamo Apogeo dirlo. Feltrinelli, sì, assolutamente, già docente in master dell'Università LUISS, formatrice nel mondo della comunicazione, consulente nel mondo della comunicazione, soprattutto nell'ambiente digitale. Benvenuta e a te la parola. Grazie, vi dico proprio due parole, due su di me, perché sennò poi vi annoiate, schioppate la telecamera e scappate via. Io lavoro da quando voi siete nati, più o meno, quindi veramente una quantità di anni enormi. Lavoro da quando c'era la lira, che voi probabilmente non ricordate, ma ve ne avranno parlato. E, ho lavorato per molti anni per delle agenzie di comunicazione, quelle che erano una volta le digital agency. Poi ho lavorato per una multinazionale del gaming, dove ho progettato proprio l'esperienza di gioco. Quindi, se giocate alle scommesse, mi dovete anche dire grazie, perché vi garantisco che giocate anche grazie a me. Quindi, detto questo, dal 2015 ho deciso che potevo guadagnare di più facendo la consulente, e parleremo anche di questo, perché fra poco anche a voi toccherà uscire fuori e andare nel mondo del lavoro. E allora vi racconto anche un pochino come funziona di là e che cosa potete portare voi per poter fare una vita serena. E quindi lavoro da 5 anni in un'agenzia, uno studio che si chiama Officina Microtesti. Lavoro con grandi aziende. Grandi aziende vuol dire lavoro con Technogym, con Aruba, quella che ha i domini. Lavoro con gruppi grandi, giornalistici italiani, con tantissime, veramente tantissime aziende, con Sky, eccetera, Save the Children. Detto questo, vi dico di cosa parliamo oggi. Mi piacerebbe affrontare con voi un pochino quello che potrebbe essere una simulazione di cosa accadrà quando voi uscirete. Cioè, usciti e uscite da questa esperienza di studio, voi entrerete in un mondo del lavoro che ha delle richieste che spesso, proprio per la natura dell'università italiana, non solo delle accademie, proprio della struttura dell'università, non offre totalmente quello che le aziende chiedono. Quindi probabilmente sosterrete il colloquio, entrerete in azienda e dal giorno 1 ci sarà un vostro responsabile che si occuperà di comunicazione, di design, di marketing, che vi farà delle richieste e voi rimarrete molto probabilmente, ma non vi preoccupate, è successo a tutti, senza parole, perché direte: e mo che faccio? Ma non dovete avere paura, perché succede sempre, quindi proprio tranquillamente. Dove andrete quando sarà finita la vostra esperienza di studio? Ci saranno scelte diverse, però molto probabilmente vi muoverete su delle linee che sono o scegliere attività di comunicazione o scegliere delle attività che riguardano il design, quindi il web design, l'illustrazione tradizionale, il fumetto, quello è un ambito molto ricco, oppure andrete proprio sul digitale spinto, quindi andrete proprio sul marketing online. In tutti i casi, molto probabilmente lavorerete o con aziende, con piccoli studi, con delle agenzie, oppure vi troverete a fare inizialmente degli stage o dei tempi determinati con delle aziende più strutturate. E allora la prima cosa che probabilmente, io dico probabilmente un po' per esperienza, vi chiederanno è: ok, ti affido la mia comunicazione social. A seconda del vostro ruolo, della vostra posizione, quello che vi diranno è: fammi il visual, la grafica, fammi i video, bene, gestiscimi questo canale. Cosa succede quando accade questo? La prima idea che uno ha è: ok, prendo un canale e comincio, per esempio, prendo Instagram, comincio a buttarci dentro delle foto con dei testi. Capire insieme di cosa parliamo, vi chiedo, io non posso presentare, sì, ok, io vi chiedo di farmi domande sempre, cioè interrompetemi, io sono qui per voi, non è che sto facendo la mia masterclass per cui me la suono, me la canto e me la ballo, le domande me le potete e me le dovete fare, non ci sono domande stupide, non esistono le domande stupide, quindi anche quello che voi vi autocensurate probabilmente è una domanda da fare. Io vado in presentazione e vi farò vedere un pochino di cose, ma interrompetemi in qualsiasi momento, ok? Datemi l'ok col pollicione. Ok, benissimo, andiamo. Allora, cominciamo un pochino a parlare. Adesso vi vedrete, non vi spaventate, vi vedrete distopicamente tutti insieme.
Ok, allora cominciamo a dire che vedete il mio monitor? Sì, vedo. Allora, Instagram IKEA. Ho scelto di partire da un brand che conosciamo tutti quanti, perché il brand di IKEA è un brand che, insomma, è universalmente noto. Qual è la caratteristica di IKEA? IKEA ha fatto un grandissimo lavoro sul branding, cioè sulla riconoscibilità della marca. Questo significa, ma sicuramente l'avete già fatto, però ve lo ripeto, che IKEA ha fatto un grande lavoro a più livelli della comunicazione per fare in modo che ogni volta che noi vediamo qualcosa che riguarda il mondo IKEA, immediatamente siamo portati ad associare il nome del marchio a quello che vediamo. Questo lavoro che ha fatto IKEA è un lavoro che però non vale esclusivamente per la comunicazione visiva, è un lavoro che vale anche e soprattutto per la comunicazione verbale, attraverso quello che si chiama il tono di voce, anzi meglio ancora, la voce di brand. E poi c'è una declinazione in quello che si chiama il tono. Allora diciamo che partiamo dal canale, io vado su Instagram, arrivo a IKEA perché voglio vedere quali sono le nuove collezioni. Quello che stiamo facendo ora è il primo passo di una cosa che si chiama la Customer Journey. L'avete mai sentita nominare? Customer Journey. No. Ok, no. Allora ve la introduco oggi. Che cos'è la Customer Journey? Come vi diceva il professor Santarelli giustamente, tutto quello che noi facciamo oggi è un'esperienza. Avrete visto che Booking vi vende delle esperienze di viaggio, c'è un'esperienza di comunicazione, lo yogurt Müller vende un'esperienza di gusto. Diciamo che è tutto molto, c'è un'idea molto forte dell'esperienza. Quando, prego, dimmi. Volevo dire solo una cosa che mi è venuta in mente. Certo, certo. Il brand, cioè Gucci, no? Sì. Io spendo molti soldi per quegli abiti perché è più l'esperienza che mi porta. Esatto, esatto. Perché lo fai? Non è, come dire, non è perché... non è soltanto il prodotto. Cioè il prodotto può essere anche... non universalmente di gusto, cioè può non piacere a tutti, ma a te che cosa dà in più? La sensazione dell'esperienza. Che cos'è? Cosa ti fa sentire questa esperienza? Come ti fa sentire Gucci? Ti fa sentire... non lo so. Tu come ti senti? Non, guarda, non c'è un... di Gucci, cioè perché compri Gucci? Che cos'è che ti piace? Perché loro hanno sviluppato tutta quanta una comunicazione su uno stile loro che in pratica tu quando lo vedi ti medesimi in quello che nei loro modelli, no? E quindi un po' ti piace essere come loro, avere il loro stesso stile, ecco, quindi io penso a quello. Beh, sei pure un bel ragazzo, quindi ti metti Gucci, sei ancora più bello, no? Cioè l'idea è, io non compro il marchio in quanto prodotto giacca, prodotto pantalone, cioè alla fine prodotto pantalone ne posso trovare N, ce ne sono. Quello che mi dà in più la marca è il fatto che io vivo qualcosa di diverso, vivo un'esperienza, è come se entrassi in una sorta di storytelling di prodotto, una storia che... mi rende questa spesa non solo piacevole, ma qualcosa che io voglio ripetere. Ok? Perfetto, benissimo. Chiaro. Allora, prendete esempio da Gabriele e fatemi domande, perché ha fatto benissimo. Allora, torniamo quindi al nostro IKEA. Che cosa succede? Che quando noi siamo utenti, cioè quando noi acquistiamo un prodotto attraverso un'esperienza, appunto, perché tutto quello che facciamo è un'esperienza, quando siamo al supermercato siamo comunque all'interno di un'esperienza, motivo per cui se il supermercato è bello ci torniamo più volentieri. Quindi diciamo che questa esperienza fa parte di quella che viene chiamata la customer journey, cioè il viaggio del cliente. Cosa significa? Negli studi di marketing digitale più recenti, quando noi
compriamo un prodotto, non è semplicemente io come era negli anni 80, come era in passato, vedo, ho bisogno di comprare un pantalone, vado nel negozio di prossimità, quindi vado nel negozio sotto casa e mi compro i pantaloni. Oggi io faccio una ricerca perché c'è un'esperienza che voglio vivere, un brand che seguo, qualcosa che mi attrae verso un certo tipo di comunicazione. I punti in cui io posso essere catturato dal brand sono tanti e per questo si dice che è un viaggio del cliente. Il viaggio del cliente rispetto a molti anni fa è molto meno netto, prima di tutto perché ci sono molti brand e poi ci sono molti prodotti. Allora immaginate che io abbia bisogno di comprare una cucina, una cosa veramente banale, di una noia orrenda. Devo comprare una cucina. Quando compro la cucina vorrei spendere il giusto e vorrei avere dei prodotti belli. Allora di solito cosa faccio? Faccio una ricerca sui social, quindi vado a vedere i prodotti IKEA. Questo è uno dei punti di accesso della mia Customer Journey, si chiama Touch Point. La cosa migliore che io posso fare ora è mettere anche all'interno della chat tutte quante le cose che vi dico, perché così se volete ve le scrivete. Allora, la Customer Journey si scrive così, ok, che è il viaggio del cliente, ok, e poi c'è invece il Touch Point. Ok, che cos'è il touch point quindi? È il punto in cui io vengo a contatto con un marchio. Per IKEA quale può essere? Può essere il fatto che io mi trovo su Instagram e vedo un video di IKEA, ok? Uno di questi video. Questo può accadere anche su YouTube. Può succedere che io lo veda su Facebook. Ok? Perfetto. Vedete che tra l'altro i prodotti sono gli stessi. Ecco qua. Ecco qui. Ok. Può essere però che io lo veda in un manifesto per strada, oppure che io faccia una ricerca su Google e veda un annuncio sponsorizzato. Questo si chiama annuncio sponsorizzato, è una pubblicità che io metto su Google. Come vedete, quindi, i punti di accesso che io ho a IKEA sono più di uno. Questo vale per tutti i brand, quindi qualsiasi cosa io voglia acquistare, che io faccia una ricerca o cerchi, parta direttamente dai social, io arriverò alla fine qui, cioè al sito dell'IKEA. Questo è il sito dell'IKEA che mi parla, mi racconta i prodotti di IKEA. Ok. Dove andiamo a parare? Che cosa voglio dirvi? Come vedete, il mio percorso è composto da tanti pezzettini. Immaginate proprio come funziona quando voi decidete di acquistare qualcosa che vi piace. Quando io decido di acquistare qualcosa, innanzitutto comincio, se ho una cosa che mi piace, come per esempio Gabriele, vado direttamente su Gucci, ma anche lì Gucci mi propone tanti tipi diversi di prodotto. Anche la mia scelta può essere una scelta che è guidata da tante cose. Immaginate magari che c'è un pantalone di Gucci che mi piace moltissimo, posso acquistarlo sul sito di Gucci oppure provare a vedere su altri siti se posso trovarlo magari con una spesa un po' minore, magari vedere se c'è su qualche sito d'abbigliamento in offerta. Quindi, come potete vedere, i punti di accesso ad un prodotto sono innumerevoli e tra l'altro, nella nostra esperienza di persone, di esseri umani, noi continuamente facciamo ricerche perché abbiamo l'idea che continuando a cercare su internet, prima o poi quello che cerchiamo uscirà al prezzo che vogliamo. Vi suona questa cosa? L'avete mai fatta? Oppure andate direttamente al punto, andate direttamente sul sito e comprate? No, ci sta. Anche perché casomai è più diretto come mezzo internet, ci puoi accedere in ogni momento, non ti devi spostare, quindi la prima cosa che fai per cercare una particolare cosa è cercare su internet. Quindi la prima cosa che facciamo è cerchiamo, non ci fermiamo al primo sito, facciamo una ricerca che di solito è lunga. Questa ricerca è una parte di questo che si chiama il Customer Journey.
Allora, se io sono un marchio, mettiamo in questo caso l'IKEA, ma anche Gucci, c'è qualche altro marchio che vi piace molto e che magari volete analizzare? C'è qualcosa Chanel. Che vi piace? Quale? Chanel. Perdonami. Chanel. Chanel, vabbè, grazie. Chicchissima, Edoarda, chicchissima. Oh, ok. Tra l'altro, ragazzi, ragazze, soprattutto, sto vedendo dei colori di capelli da paura, ma proprio da paura. Bravissime, veramente, cuore del professor Santarelli, grande orgoglio per lui. Allora, torno a noi. Chanel, ma c'è, ci sono altri prodotti che vi piacciono, che seguite, altri brand che seguite, per esempio, sui social? Le DC, le scarpe DC Shoes. Ok, perfetto, le scarpe di C-Shoes sono tutti quanti prodotti che hanno una grandissima comunicazione. Perché questa comunicazione vi piace? Perché da qualunque punto voi la affrontate, cioè che la troviate sul sito di Chanel o di C-Shoes o di Gucci, oppure che la troviate sui social, che cos'è che rende quella comunicazione così convincente? Il fatto che ha sempre la stessa voce, è come se fosse una persona, è come se avesse una personalità, quando vi parla è sempre riconoscibile. Io vi ho preso IKEA perché è iper riconoscibile. Cos'ha IKEA? IKEA parla sempre nello stesso modo, guardate le foto, se io vi facessi vedere solo questa foto, esclusivamente, potreste dire che è una foto IKEA? Onesti, onesti e oneste. Sì, assolutamente sì. Perché? Che cos'ha questa foto che fa IKEA? A parte il mobile IKEA. Perché la semplicità, quelli di IKEA puntano molto sulla semplicità e l'efficienza. Benissimo. Anch'io volevo dire la semplicità. Benissimo. Notate anche qualcosa a livello visivo? I colori chiari. Che è tutto molto ordinato pure. Bravissimi. Loro, allora, IKEA, se noi guardiamo il loro profilo, cosa ci colpisce? La palette di colori. Sapete cos'è la palette, ovviamente, sì? Sì, ok. Qual è la palette di colori? La palette di colori è leggermente in satura, quindi va verso i toni freddi, e è molto chiara, perché ovviamente è un brand di design nordico in cui la semplicità, come avete detto voi, e i colori luminosi, che poi se ci pensate è anche assurdo, considerate, io ho vissuto parecchio tempo in Scandinavia, la luce non c'è, cioè questa meravigliosa luce che vedete sono i riflettori, perché questa luce qui in Scandinavia non ce l'hai. Però questo non è importante, non è importante la veridicità, è importante quello che io del brand ti racconto. Quindi io che sono IKEA, che sono un brand nordico, cosa ti faccio arrivare? La semplicità che automaticamente a livello di cervello io associo a che cosa? Alla facilità di uso. Quando io comunico in modo semplice, l'impressione che ho è che sia facile da usare. Siccome io lo capisco facilmente quello che mi stanno dicendo, è anche facile da usare. Cos'è meglio per un mobile che mi devo montare da sola per risparmiare qualcosa che la facilità da usare? La cucina. Mi direte, boh, non lo so. Allora vi dico io una cosa. Quanti di voi cucinano? Proprio onesti, così. C'è qualcuno che si fa cucina da mamma e papà? Gabriele, tu cucini? No, io ci provo forse a cucinare. Allora, ve lo dico io che cos'è la facilità della cucina. È una cosa che impari quando cresci, quindi purtroppo arriverà un momento in cui dovrete affrontare questo disagio della cucina. La facilità della cucina vuol dire che la cucina, se guardate Masterchef, scoprirete che la cucina ha una regola, cioè si deve partire dal lavaggio dei prodotti, poi c'è il piano dove lavorate il prodotto e alla fine c'è la cottura. Dove sta il frigorifero secondo voi? In mezzo a interrompere questa fila, così dovete prendere le cose e spostarle, o stare al capo iniziale, cioè dove cominciate la catena, prima del frigorifero? In teoria prima del frigorifero. Molte cucine non ce l'hanno questa cosa, molte cucine non hanno questa usabilità. Perfetto.
Allora, che cosa mi fa immaginare? La comunicazione dell'IKEA, e ora ve la leggo anche. Scopri come vivere un'estate all'aria aperta. Sentite com'è fluido. Vi leggo anche il testo che c'è su Instagram. Da solo o in compagnia, uno scaffale versatile come questo è la soluzione ideale per il balcone o terrazzo. Acquistate il nostro kit su IKEA. Semplice. Ok, che sarà mai? In fondo è un semplice testo. Eppure questo testo non fa che ribadire un concetto di brand che IKEA riesce nella sua strategia di marketing a convogliare su tutti quanti i suoi canali. A IKEA ci piace comunque tu sia, qui a IKEA ci piace cambiare perché siamo fatti per cambiare, a IKEA ci piace la semplicità, a IKEA tutto è bello. Questa sensazione di bellezza e di chiarezza, quando voi andate al negozio dell'IKEA, la ritrovate? Sì, sì. I maschi un po' meno, di solito gli uomini vanno veramente nel pallone quando stanno IKEA, perché io vedo sempre i mariti stesi sui divani e mogli che comprano, di solito funziona così, o fidanzati e fidanzate, o fidanzate e fidanzate, non è importante. Ok, quindi torniamo a noi. Perché vi sto dicendo questo? Per un motivo semplice. Tutto quello che stiamo vedendo adesso sono diversi punti di accesso ad una comunicazione strategica del brand. Quando arriverete in azienda e vi diranno di gestire il canale, non vi fate fregare, perché di solito funziona che arriva, come dire, c'è l'ultimo arrivato, l'ultima arrivata, gli piazzo qualche patata bollente e scappo. La realtà è che quando noi arriviamo e ci danno da gestire una comunicazione, la prima cosa che noi dobbiamo fare, proprio la regola numero uno, è capire che cos'è che il brand per cui stiamo gestendo la comunicazione vuole comunicare all'esterno. Questa idea di comunicazione è la base della strategia di contenuto che noi troviamo e che poi rende le esperienze così uniche. Qual è quindi la prima domanda che quando sarete fuori dovrete fare al vostro primo cliente, sia che sia un datore di lavoro che un cliente di una vostra esperienza di lavoro da freelance? La prima cosa da chiedere sarà: qual è la visione del mondo che ha il brand, che cosa vuole comunicare? IKEA ce l'ha molto chiaro, come ce l'ha chiaro anche Chanel. Il mondo di Chanel è un mondo di lusso, di eleganza, dove lo stile vince e dove ci sono dei prodotti iconici, cioè prodotti che soltanto per il fatto di esistere sono... Cioè io ho come oggetto del desiderio una borsa di Chanel e il mio sogno nella vita, che non è importante che io lo raggiunga o meno, è quello di acquistarlo. Quindi la vision, proprio l'idea che sta alla base di Chanel e che io mi dovrò portare nel digitale, è che i prodotti di Chanel sono dei prodotti che sono il sogno delle persone. Per IKEA non è questo. Qual è la vision di IKEA che IKEA trasmette su tutti quanti i canali? Che IKEA è fatto per tutte le persone, che tu sia singolo, che tu sia etero, che tu non sia etero, sia non binary, che tu sia qualsiasi cosa, IKEA va bene per te, perché IKEA ha soluzioni per tutte le persone, soluzioni estetiche, soluzioni facili da montare ed economiche. Questa comunicazione è basata su un concetto di luci e ombre e di colori con una palette specifica, con dei testi che sono sempre semplici, perché la semplicità è quella che io devo ritrovare, quella chiarezza, quella facilità di uso. Perché la devo ricreare? Perché questa informazione, che IKEA dice così, gli oggetti a cui teniamo di più dovrebbero essere sempre esposti nel miglior modo possibile. Guardate com'è semplice la struttura della frase. Bene, dove la ritrovo? La ritrovo sul sito web. Perché?
perché da qualunque io punto io acceda a IKEA, cioè che io lo trovi cercandolo e che lo trovi qui, oppure che io ci arrivi da Instagram o che io ci arrivi da Facebook, che sono canali che hanno una comunicazione diversa, e fra poco ne parliamo, quando arriverò sul sito web dovrò ritrovare quella stessa idea che per me è importante. Perché dovrò ritrovarla? Perché se io arrivando al sito di IKEA mi trovassi su una comunicazione aggressiva, cioè dei colori molto più forti, molto più intensi, una comunicazione più dura, quindi molte parole, molto testo, vedete quanto poco testo c'è, come ariosa l'home page. Perché è fatta così? Perché deve trasmettere tutti quei concetti che abbiamo detto prima. Quindi alla base di tutto questo c'è una strategia che unisce tutti quanti i puntini per renderli riconoscibili. Io adesso mi taccio per un minuto, ce la posso fare, e vorrei che ne parlassimo un secondo, cioè vorrei qualche vostro pensiero, vorrei sentirne qualche pensiero. Quindi date veramente voce a tutto quello che vi è venuto in mente. Come detto, non c'è niente di stupido che potete dire, quindi io sono qui per ascoltarvi, così poi riprendiamo su un'altra cosa. Fatemi sentire cosa ne pensate. Sicuramente l'obiettivo di un sito come IKEA è che, mentre appunto Chanel è il sogno, IKEA è la realtà. Esatto, quindi gioca molto su questa cosa, sicuramente. Com'è la realtà nella vita? Com'è la realtà normalmente? Cioè, quando sentite anche la vostra e la vita delle persone, com'è di solito? Allora, generalmente la realtà è sempre dura, cioè la vita è sempre dura. Ve lo dico, non è vero, può essere bellissima, però di solito è complicata. Sì, in genere sì. Quindi il fatto ovviamente di mostrarla come una realtà che invece è semplice, ti semplifica la vita e quindi è effettivamente quello che tutti cercano. Tu sei propensa a crederci al mondo IKEA? Cioè il mondo IKEA come viene raccontato? Ti sembra credibile così guardandolo? Poi è chiaro, nella realtà poi non lo è. Però è, come dire, è qualcosa che sembra autentico più che credibile? Sì. Secondo me sì. Sì, perché la cosa vera è che noi, perché quando arriviamo, cosa ci piace dell'IKEA? Poi chiaro, non su tutti, ci sono persone a cui IKEA fa schifo, è normale, fa parte della vita, no? Però perché ci piace tanto IKEA? Perché IKEA è quello che si chiama love brand, e ve lo scrivo qui, cioè un marchio globale che fa parte delle preferenze di milioni di persone. Perché piace il prezzo, secondo me. Anche il prezzo, ma cosa ci regala? Il sogno a prezzo accessibile. Cosa ci piace di andare all'IKEA? Che noi la casa come quella montata all'IKEA, ma non ce l'avremo mai, perché ci avremo sempre una scarpa di fuori, una mutanda che pende, non so voi, ma io ho mio marito che mi lascia la mutanda appesa alla porta del bagno, che io mi vergogno puntualmente, però lo faccio anch'io, cioè la nostra vita non è bella e sobria come IKEA, noi non abbiamo le piante in camera da letto, cioè tu vai a vedere, fai il viaggio dentro il negozio dell'IKEA, vedi un mondo a cui ti piacerebbe appartenere. Poi è chiaro, non è un mondo reale, perché quella è un'esposizione di mobili e tu hai una vita complicata invece, fatta di più cose. Quindi, che cos'è? Perché funziona un brand che funziona? Perché sul digitale, che oggi è il maggiore canale di comunicazione, riesce a creare un mondo attraverso le parole e l'immagine talmente vivo da essere portato nel fisico. Questa cosa insieme si chiama esperienza figital. Adesso io ve la scrivo perché vi do un pochino di figital. Ok, quella che vi ho raccontato è un'esperienza digital. Vi viene in mente qualche altro marchio che riesce a creare un'esperienza digitale talmente figa che quando entrate nel negozio la ritrovate? Lush addirittura ha la capacità di raccontare i profumi quando sei in digitale. Voi direte, com'è possibile? Ve lo faccio vedere subito. Allora,
Dash Italia, eccolo qui. Ok, ve lo condivido così lo vediamo. Ok, perfetto. Ecco qui, ecco Lash Italia. Cos'ha Lash? Vi faccio vedere, per esempio, i colori. Ok, facciamo così. Vediamo un attimo quello. Lash America, ancora meglio. No, ok, Lash UK. Che cos'ha Lash? Guardate l'uso dei colori. Cosa vi fa venire in mente una cosa di questo tipo? Proprio onesti, se non vi fa venire in mente niente, mi dite non mi viene in mente nulla, quindi non è un problema. Cosa vi fa... cioè, qualcosa che si usa per lavarsi. È qualcosa che si usa per lavarsi. Ha una corrispondenza a livello dei sensi, della vista, del palato, del gusto, del tatto? Hai una sensazione, come dire, sensoriale da questa immagine? Freschezza, diciamo. Freschezza. A me, per esempio, fa venire l'acquolina in bocca. Sì, ti vuole gradire. Freschezza, infatti. Sembrano caramelle. Ok, vi faccio vedere questa cosa qui, a parte che ovviamente ha un richiamo sessuale, ma vi dico che i richiami, le allusioni sessuali fanno parte del mondo sensoriale, quindi quando per esempio Müller, lo yogurt, dice fate l'amore con il sapore, è una cosa che ha una sensazione sensoriale. Se io vi faccio vedere questo prodotto qui, guardate. Vi dà l'idea di qualcosa che cuoce, di qualcosa di morbido, di gustoso? Sì. Un pezzo di torta. Un pezzo di torta. Quindi, se io arrivo sul sito di Lush, quindi andiamo su Lush Cosmetics, e arrivo sul sito di Lush, ok. Quando arrivo qui, ritrovo, secondo voi, quella sensazione, ve la faccio vedere così, di gusto, proprio di palato, di qualcosa da mangiare, quasi. Secondo me sì. Ok, sì. Quindi questa è un'esperienza. Per creare questa cosa qui, che sembra così semplice, c'è un lavoro pazzesco. Su che cosa si lavora quando tu hai una cosa del genere? Su che cosa lavorerete? Innanzitutto si deve creare un concept, perché quello che ha forte Lush è un'idea di chi vuole essere, cioè un brand che ha molto chiaro chi vuole essere e dove vuole andare, cioè un brand che a livello digitale ha creato una strategia di contenuti che punta su delle immagini colorate, che hanno un richiamo alimentare, vedete per esempio qui c'è la forma dell'avocado. Quindi delle immagini che creano proprio la sensazione di gusto di qualcosa che possiamo mangiare, e insieme a livello di copy, a livello di testo, c'è sempre una sensazione proprio gustosa. Adesso ve la faccio vedere su Lush Italia, che cos'ha, come sono. Ok, Instagram fresco e fatto a mano di Lush Italia. Se la pelle del vostro viso potesse parlare, cosa vi direbbe? Vedete come il testo è accompagnato dalle immagini e l'immagine accompagnata dal testo. Se io vado in una qualunque di queste immagini, le parole la accompagnano, lo state dicendo a gran voce. Gli shampoo solidi sono proprio tra i vostri nudi, prodotti nudi preferiti. Quindi, cosa fa Lush? Crea una strategia di contenuto che si crea a tavolino, e crearla richiede tantissimo lavoro, in cui definisce la propria voce di brand. Creare una voce di brand è un lavoro veramente molto 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 ampio e molto lungo, ma la prima cosa da sapere è in che modo io voglio arrivare al mio pubblico. Voglio essere un brand inarrivabile, un brand accessibile, amichevole. Voglio comunicare una caratteristica in particolare, o voglio che le persone mi prendano così come sono? Ve lo faccio vedere in un altro modo. Quale altro brand di prodotti viso vi viene in mente? Diciamo Nivea, facciamo così.
ora vediamo la comunicazione di Nivea. Guardiamo la palette di Nivea. Ok, questa è la palette di Nivea, questa è la palette di Lush. Qual è più bella esteticamente? Ve la faccio rivedere. Quella di Lush perché è più colorata. Eh beh, quella di Lush mi sembra proprio che non abbia. Cioè, quella di Nivea Italia fa un po', non lo so, fa un po' cena dell'ospedale. Cioè, quella di Nivea è veramente, Dio mio, adesso che cosa sto guardando. Come parla Nivea? Guardiamolo un attimo, vi faccio leggere il testo. Ogni volta che ci sembrerà di non farcela, c'è solo una persona che potrà fare la differenza, perché il suo abbraccio è unico al mondo, buona festa della mamma. Che cos'ha come caratteristica Nivea? Nivea è un prodotto per tutta la famiglia, a basso costo, quindi è un prodotto che non ha un pubblico specifico. Lush ha un pubblico specifico, ha un costo leggermente più alto, è un prodotto non per tutti, perché è un prodotto che attrae un certo tipo di pubblico, in particolare un pubblico giovane. Il modo di parlare è brioso, colorate le vostre giornate con tutti i fiori della primavera. Non è rassicurante come per essere una famiglia basta prendersi cura gli uni degli altri, che è una cosa... mamma mia! Che noia, no? Perché è più brioso? Perché è rivolto a un pubblico totalmente diverso. Quindi il pubblico di Lush accetta di buon grado di pagare di più perché prende in cambio un'esperienza. Il pubblico di Nivea non prende un'esperienza. Cosa compra il pubblico di Nivea? Un prodotto. Qual è la differenza tra comprare un'esperienza e comprare un prodotto? Secondo voi? Ve lo faccio rivedere. Questo è Lush, ok? Con questa grafica, questa cosa un po' così. E questa è la famiglia. Qual è la differenza fra l'esperienza e il prodotto? Che forse l'esperienza è stata testata per anni, e invece il prodotto, diciamo che è stato studiato, però cioè, non ha tutta questa esperienza. Tu pagheresti di più per un prodotto o per un'esperienza? Esperienza. Esperienza. Allora, qualcosa che ti rimane, insomma, qualcosa. Esatto, allora possiamo dire che quando noi lavoriamo sull'esperienza, e quindi lavoriamo sulla voce, sul tono, sulle immagini, puntiamo a un pubblico che per avere quell'esperienza non sta badando al prezzo. Allora noi di solito tendiamo a pensare a IKEA come un posto dove si spende poco, ma attenzione, quella è la fregatura, è quella. Non è vero che da IKEA si spende poco, perché quando andate da IKEA uscite con i bustoni carichi di prodotti che singolarmente costano poco, ma avete comprato, vi siete caricati del piattino, il bicchiere, la cornice, e quanto è carino questo, e quanto è carino quell'altro. Alla fine della fiera siete tornati a casa con i bustoni carichi di roba. Allora possiamo dire che IKEA è un'esperienza a basso costo? No. Ma perché IKEA è così forte nel proporvi dei prodotti? Perché per comprare da IKEA, quando io vado da IKEA non vado da Mondo Convenienza. Oh, volete vedere la comunicazione di Mondo Convenienza? Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Perché vi siete meritate, nel senso, carino, non è che... Non, ecco qua, vi faccio vedere il mondo di Mondo Convenienza e di qua vi metto IKEA per dirvi qual è veramente la differenza, ok? Mondo Convenienza adesso si sono rinnovati, ma è questa roba qua, cioè è questo. Adesso hanno fatto pure delle foto un po' più carine. IKEA, guardate la palette quant'è più figa. Adesso non so voi, ma a me piace molto più IKEA di Mondo Convenienza. Decisamente che cos'è? Che cos'è che ha? Anche le foto di Mondo Convenienza sono illuminate bene. Qual è la differenza di quelle di IKEA? Vabbè, che c'è più piante, più natura. La sensazione è meno finta quella di Mondo Convenienza. È la sensazione. È la sensazione che io a questo mondo voglio appartenere. A questo, mamma mia,
mi mette una tristezza, fa veramente la casa quella che si affitta al mare, che ti danno, dici vabbè, sai, questa viene un pochino di meno, fa un po' casa della nonna, un po' rimodernata. Qual è allora la differenza e che cosa facciamo noi, che cosa faremo noi quando usciremo? Quando saremo fuori da qui, non io, voi che siete le nuove leve e nelle vostre mani c'è il futuro di questo paese, fatelo un po' migliore, per favore, che noi abbiamo fatto un po' d'errori. Quando voi uscirete, quello che voi farete prima di pensare a come comunica un canale, prima di pensare a come scrivere il singolo post, dovrà essere fare una riflessione insieme al brand col quale lavorerete, oppure piano piano nell'imparare a costruirlo, qual è l'esperienza che voi volete regalare alle persone. Non vi spaventate, è chiaro, non è che si fa in una lezione di un'ora, è un percorso, però quello che vi voglio dire è che nelle vostre mani, di persone che escono da un'accademia, c'è tantissima possibilità di lavorare sulle basi di una strategia che nasce nel digitale ma che spesso arriva al fisico, e allora dobbiamo pensarlo come un sistema, non possiamo pensare che sia semplicemente il post, perché un post da solo scritto bene non serve a niente, un post da solo può uscire bene anche a mondo convenienza, ma le persone non comprano prodotti, le persone comprano esperienze. E sono disposte a spendere di più perché le esperienze sono quelle che rendono la nostra vita più ricca, perché al di là di quello che facciamo, le nostre vite sono più o meno tutte simili, perché facciamo tutti quanti, ci alziamo, facciamo colazione, chi in un modo, chi in un altro, facciamo una giornata scandita da degli orari. Quello che fa la differenza non è come viviamo, ma è come vorremmo vivere. Perché è quello che ci alimenta e ci fa andare verso la direzione in cui andiamo. E quindi lavorare sulla strategia e capire quale vita vogliamo far vivere alle persone che stanno, come dire, nel nostro ecosistema di clienti, è l'obiettivo che dovremmo darci. Detto questo, io vorrei però sentirvi parlare, chi ha già parlato e chi non ha parlato, per avere delle domande, ma proprio anche, che ne so, che ne pensi di come comunica questo brand? Oppure, a me piace questo brand, a me questa lezione non mi è piaciuta, non tornare più, cose così. Voglio sentirvi, voglio sentire cosa avete da dire, perché secondo me avete tantissimo da dire e mi piacerebbe ascoltarlo da voi. Quindi senza paura, via! Non siate timidi. Buongiorno. Buongiorno. Vai, vale. Perché, sì. Io non perché sono fissato con i prodotti Apple, però mi piace molto la maniera in cui presentano le cose, è quello che mi fa dire mazza, questi sono fighi, sanno il fatto loro e sanno quello che fanno. Cioè, la maniera in cui... ti piace di Apple? Cioè, cosa ti arriva quando vedi le cose di Apple? Lo dico subito cosa mi arriva. Cioè, mi arriva una sicurezza che quello che acquisti, oltre a essere sicuramente funzionante, durevole, tutto quanto, è che, raga, se c'è qualche problema, ci contatti e non lo risolviamo. Perché fanno delle presentazioni che quando vai sul loro sito, metti caso che io voglio acquistare l'iPad, sì? L'ultimo iPad, cioè ti presentano tutto quanto, dall'A alla Z, cioè quello che c'è dentro, esteriormente, cosa può fare, sistema operativo, tutto. E lo fanno in maniera talmente figa che dici, ammazza, questi le cose le sanno fa. E quindi dici, vabbè, anche se devo vendermi due reni, un polmone. Pure fanno. Tre, guarda, pure tutte e due polmoni, pure tutto. Perché hanno una maniera di presentare le cose che secondo me sono veramente fighe. Cioè uno dice, madonna, cioè rimane, dice, culo. Cioè, questi sanno fare le cose, no? Cioè, se noi adesso andiamo al sito dell'Apple e voglio acquistare... Ce l'ho davanti, guarda, ce l'ho, te lo metto in condivisione, perché mi piacerebbe che ci raccontassi che cosa ti piace di questo prodotto, che ti dico anch'io, sono patita Apple, quindi ovviamente... Ecco qua, guidami tu, che cosa vuoi vedere? Okay, mi hanno scontato uno schermo qua, Lo vedi? Sì, un attimo. Prego. Per esempio, metti caso che vogliamo acquistare il nuovo Mac, quindi clicchiamo. Allora, io vado sulla Mac, ok, sul Mac, perfetto. Quale vuoi vedere? No, adesso basta scorrere semplicemente sotto, piano piano, con la Magic Mouse scorriamo sotto, dovrebbe presentare il nuovo Mac in maniera molto semplice. Ok, allora, ecco, cosa fa un nuovo Mac qui? Se andiamo sempre piano piano sotto, dovrebbe presentare sì, il nuovo Mac. Perfetto, piano me lo piano. Dici tu? Sì. Personale, tutto sulla Magic
Pro... ok, guarda quanti, ok, andiamo più sotto. Vabbè, allora qua non c'è. Allora proviamo con l'iPad, vediamo come va con l'iPad. Sì, va benissimo, andiamo sull'iPad. Andiamo sull'iPad, no, perché... Okay. A volte non lo fa, da mobile ha delle visualizzazioni diverse, quindi non ti preoccupare, a volte succede. Ok, ritorniamo un attimo sopra. Ok, ancora più sopra. Ok, perfetto. Allora, scopri di più, clicchiamo su scopri di più, visto che questo c'è scritto novità. Adesso piano piano scorriamolo e vediamo come presenta l'iPad. Eccolo qua. Non so se mi spiego. Questo è il nuovo processore M1 che dai nuovi Mac l'hanno messo adesso per la prima volta sull'iPad. Cioè, se uno ti presenta una cosa così in questa maniera, come fai a non resistere? Dire, ammazza quanto sono fighi, questi sanno fare le cose, cioè guarda che roba. Cioè, allora, ti faccio una domanda. Che idea ti dà quando sei dentro questo mondo? Mi fanno... Cioè, quello che vedo io dico... Cioè, oltre a rimanerci stupito, faccio... Però non posso dire... Professionalità, soprattutto. Professionalità, perché se lo dico a mie parole, poi sono volgare, rischio di essere molto male. Ma è Essilo, Silo senza no, problemi. No, perché se lo dico in espressione... Stiamo registrando, quindi non si può, però... Ma allora, bello. Perché però... è bello così? Perché mi fa viaggiare in un futuro in cui io voglio essere. Cioè, questo è, se io dovessi dire, che cos'è per me il futuro? Il futuro per me è questo. È questa cosa qui, è questa bellezza, perché la differenza fra la Apple e tutto il mondo Windows, qual è? Che i prodotti Apple sono belli, ma guardate che design hanno, guardate come è presentata la pagina, cioè come è fatto il sito, in un modo, cioè guardate come è fatta la sfumatura, il nero, questi bordi, cioè tutto è bellissimo, sono bellissimi i colori. Quando arriva allo stacco con il bianco, Magic Keyboard, Apple Pencil, le amiche geniali, punto. Guardiamo anche come sono scritti i testi. Magic Keyboard, punto. Cioè, proprio un'affermazione. Magic Keyboard, Apple Pencil, le amiche geniali, punto. Cioè, quanta bellezza c'è, quanta idea di futuro c'è dentro. Ok, eccolo qua. Ma poi, se mi permetti, Valentina, Steve Jobs, quando aprì gli Apple Store, li aprì non tanto per la vendita, quanto affinché la comunità Apple, esatto, avesse un luogo, esatto, dove vivere un'esperienza e incontrarsi. Questa fu la sua affermazione. Esatto, bravissimo. Vabbè, d'altronde è il vostro docente e, tra l'altro, mi permetto di dirlo io che lo conosco, uno dei migliori. Lo diciamo qui. Cos'ha? Grazie, ma non è vero. Vabbè. Lei è molto più brava di me. No, ma che c'entra? Allora, che cos'ha? Come diceva Valentino, mio omonimo, cos'ha di... Valentino o Radostin, come vuoi essere chiamato? Guardi, facciamo Valentino. È la prima volta che sento qualcuno che dice Radostin in maniera immediata, senza impappinarsi, senza dirmi Ragostino. Ma è fighissimo Radostin. Ah, molto piacere, no, perché di solito mi presento direttamente come Valentino perché è immediato, no? Allora faccio, chiamatemi Valentino. Ma a me piace. Guarda, Radostin è fighissimo, tra l'altro di Valentini ne siamo migliaia. Adesso non so se ci sono altre Valentine, però di solito siamo tanti. Radostina, esatto. Radostina. Quindi, che cos'è? Che cosa crea Apple? Il discorso di Apple non è soltanto noi siamo i migliori perché i nostri prodotti non si impallano e durano a vita e ci posso lanciare sopra anche un rendering 3D e il mio computer va dritto alla fine senza farmi smadonnare mezzo calendario, diciamo che va in registrazione. Che cos'è che ha Apple? Come primo punto, il fatto che siamo una community di persone che lavorano nel digitale, nella tecnologia e vogliono prodotti belli. Belli e che funzionano. Perché la funzionalità non deve essere necessariamente una maceria, come si dice nella mia città. Deve essere bella, perché il bello è funzionale. Allora, il negozio non è un punto dove io vendo e mi carico il prodotto. Vengo a vivere l'esperienza. Se noi andiamo nell'Apple Store, faccio quello che ha fatto Radostin sul sito. Io ormai ti chiamo Radostin così. Sul sito vado a fare un'esperienza. Poi è chiaro che prodotti Apple costano di più, ma io lo compro pure volentieri appena posso. Una domanda che mi sorge spontanea, secondo lei, no? Se non ci fosse stata questa comunicazione grafica, soprattutto grafica,
fatta in questa maniera, oltre alla bellezza dei prodotti Apple, che sono indubbiamente belli, che attirano per forza, però dietro, se non ci fosse stato questo tipo di comunicazione, e parlo solo di quella grafica, non di quella scritta, visual, questo, sì. Secondo me non avrebbe attirato così tanto come, no. Perché io per esempio con il Mac, con l'iPad, vabbè, dico, mazza, quanto è bello, però con gli spermai soldi cosa faccio? Prendo un Windows, so che durerà 2 o 3 anni, perché, pure di meno, guarda. Però, se non fosse stato per questo tipo di comunicazione... Senza quella comunicazione il prodotto Apple non sarebbe mai decollato, perché ha un costo più alto di Windows. Vi dico, io sto parlando ora da un Mac che ha quasi 10 anni e sembra che l'ho comprato ieri. Quindi proprio stiamo parlando di altre cose. Mio marito continua a comprare dei PC, dei desktop di Windows che si rompono un anno sì, uno pure. Siamo proprio su altri mondi. Però è chiaro che se io lavoro sul solo prodotto, quindi senza il posizionamento di marca che ha fatto Apple, io sul solo prodotto scelgo il prezzo. Punto. Cioè, se io devo scegliere solo il prodotto, vado sul prezzo, perché è inutile che mi metto a fare altre cose. Se io devo scegliere invece tra prodotto e esperienza, vado sull'esperienza. È chiaro, poi magari non mi posso permettere il Mac adesso, mi compro un PC, ma come sogno e come idea, l'esperienza è posizionata sempre più alta. Quindi se vi dovessi dire, se il prodotto è a bassissimo costo, non posso lavorare sull'esperienza, perché l'esperienza ha un costo umano dietro. Se voglio lavorare su un posizionamento e quindi anche su un prezzo più alto, devo andare necessariamente sull'esperienza. Quindi mondo convenienza non può lavorare sull'esperienza, perché i prezzi salirebbero per dei prodotti che tutto sommato sono anche molto scarsi. Quindi loro cosa fanno? Lavorano sul prodotto. Addirittura vi dico che ci sono degli hard discount che lavorano sull'esperienza. Lidl. Cioè Lidl è riuscito a piazzare delle scarpe orribili come prodotto che ha un'esperienza. Perché? Perché l'esperienza vale anche su una cosa che costa poco se ci faccio l'investimento. Tendenzialmente l'Eurospin non lo fa, ovvio, no, l'Inz non lo fa, l'Inz ti vende il prodotto. Salamino, mozzarella, 30 centesimi, prenditi sta mozzarella per attivo, ma non è importante, costa poco. Il discorso è che se invece io voglio darti una mozzarella di bufala presa stamattina, non è importante che sia vero o no, lì lavoro sull'esperienza e allora il prezzo sale. Domande? Grazie Radostin. Ma posso fare un'altra osservazione? Certo, stupida? Ma certo, ma non c'è niente di stupido. Proprio una cosa, riprendendo l'esempio di Ikea, no? Che ha una maniera di presentare i suoi prodotti. Sì. Praticamente parlando, aggiungendo da color correction, per color correction mi riferisco a tutte quelle diciamo attività di post produzione, sì. Che quel lavoro, le foto che fanno, che tipo di aggiustare un po' le luci, con le curve, che ne so, diminuire certe luci e aumentare certe luci per evidenziare i loro prodotti, e certo, dicendo. Certo. Quindi alla fine quello che può arrivare poi a casa nostra, perché quello che ci attira è quello che vediamo e quindi quello che ci propongono, è che poi ci arriva una cosa a casa e fa, e facciamo, oh, ma che è sta roba? Cioè, guarda. Al confronto e fai un po' come il panino del McDonald's e simili. Sì. Cioè, guardi quel bel paninozzo e fai mazzante buono, perché se è buono è buono, sicuro. Però lo vedi bello bombato, gonfio. Poi, insomma, abbiamo visto, se ha avuto l'occasione, sicuramente l'ha avuta di vedere come prepara un backstage di questi panini che ci schiacciano plastiche, pugne per gonfiare cose così. Ecco, io sto pensando a una cosa. L'Apple fa questa cosa di presentare i loro prodotti effettivamente così come sono, cioè non c'è questa color correction, metaforicamente parlando, sì. Cioè, tutta quella serie di attività bla bla, mentre le altre aziende, che siano Ikea, poi che non lo so, e simili, fanno questa cosa che poi effettivamente a casa, che non è proprio simile a quello che vediamo sullo schermo. E questo lo possiamo notare anche quando andiamo direttamente, per esempio, a un negozio Ikea. Certo. Cioè, tu ci vai e quando vai, per esempio, sul tablet, tu ovviamente stai nel negozio Ikea, vedi un po' la differenza, ok, questo, sì. Vedere il mobile che ti interessa tanto e fai, ma oddio, c'è qualcosa che non va diverso. Faccio questo esempio perché ci sono andato con i miei, no? E mia madre mi fa, ma non sembra poi così uguale, no? E quindi, secondo me, le pubblicità, cioè, la comunicazione più efficace è quello,
cioè dovrebbero presentare le cose così come sono, senza troppe queste color correction, sempre fra virgolette, riferendomi alle attività di correzione, bla bla, perché secondo me almeno propongono in maniera autentica il prodotto e sono anche un po' più sinceri verso il loro pubblico e la loro clientela. Però ti faccio una domanda, Cioè, quando tu vedi il prodotto Apple, che ha già, cioè il prodotto Apple, perché può venire as is, cioè così com'è? Perché i pigmenti che loro utilizzano nella scocca sono dei pigmenti costosi sui quali hanno lavorato. Quando tu paghi il prodotto Apple, fatto che i colori è un'esperienza in sé, ok? Il prodotto IKEA costa poco. Se io non faccio la correzione di colore digitale, quel colore non ci sta. Il problema vero è che è anche purtroppo anche una questione di pricing, perché quel colore è attraente. Poi è chiaro che il prodotto non ce l'ha quel colore lì. No, ma infatti le voglio chiedere, secondo lei, se all'improvviso tutti questi grandi marchi proponessero i loro prodotti senza questa core collection, chiuderebbe Instagram? Potrebbe apprezzarla il fatto che loro non mettono più questo, diciamo, vetro invisibile e quindi lo tolgono all'improvviso e fanno vedere le cose così come stanno? Se fosse così come stanno, il 99% degli influencer di Instagram sparirebbe. Perché Instagram è un'altra. Però la color correction serve a presentare il flavor, l'idea del brand. Se tu gliela togli, praticamente il prodotto vai a scoprire che è un prodotto orribile. Se tu pensi, ve lo faccio vedere, allora vi faccio vedere la Müller, gli yogurt. Perché ve lo faccio vedere? Perché lì c'è una quantità di color correction che metà basta. Adesso voi avete mangiato tutti lo yogurt Müller? Tutti? Perfetto, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere per chiedervi, secondo voi, lo yogurt Müller è questa cosa qui? Aspettate che vi tolgo. Ok. Perfetto. Ok. Ve lo faccio vedere perché adesso, ok. Aspettate perché non si vede più, un attimo, vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare sotto alla catena dei Müller. No, hanno rifatto il sito, maledetti. Ok. No. Niente, purtroppo, come dire, non ve lo posso far vedere perché non c'è più. Prima, in passato, la Müller mostrava, eccolo qua, è partito finalmente, eccolo qua. Ok. Allora, perché ve l'ho fatto vedere? Secondo voi il Müller c'ha quel bianco lì iridescente? Cioè, quando voi avrete lo yogurt, è perlaceo? O è normalmente uno yogurt bianco come uno yomo? Uno yogurt normale come uno yogurt normale. E però, sì, non è neanche vedere così cremoso come lo fanno vedere, è acqua quasi, quindi vabbè, però dettagli. Bravo, Steve, se noi gli togliessimo la color correction, cosa rimarrebbe di Müller? Lo yogurt? Non rimarrebbe niente, però io ho sempre apprezzato l'approccio autentico e vero, cioè quello senza barriere, ti propone così come sei. Questo è un grande vantaggio, perché questa tua capacità di andare oltre ti rende meno schiavo, come noi mortali, dell'attrazione del brand. Ma per la maggior parte delle persone quella cosa lì è talmente attraente che tu ti compri Müller, che ha per la qualità dello yogurt un prezzo veramente un prezzo molto più alto, e comunque te lo compri perché. Ma io non lo la cagata, perché cioè faccio, ma non è quello che poi prendo. Infatti io faccio, cioè quando mi arriva il prodotto a casa faccio, vabbè, non è uguale, cioè non è quello che ho visto io. Allora, infatti, vi racconto, prego, scusami. Volevo dire, cioè, secondo me fate prima a far vedere le cose come stanno e stiamo a posto, stiamo tutti tranquilli, o no? Allora, guarda, se tu compri lo yogurt del Lidl, cioè a Lidl il doppione, il dupe si chiama, di quello della Müller, sono i doppioni, e sono lo stesso prodotto perché vengono fatti nella stessa fabbrica.
solo che uno è brand Müller e uno è brand Lidl. Se voi li aprite sono uguali, il sapore è uguale, ci sono anche i ciocchetti di cioccolato che ci buttate dentro. Uno costa 30 centesimi, uno costa un euro. La differenza è il posizionamento e questa esperienza, perché comunque c'è un lavoro dietro di branding che mi fa pagare anche per la color correction, perché la color correction qualcuno la deve aver pianificata all'inizio e detto: quando noi facciamo vedere questo prodotto gli dobbiamo dare questo effetto, questa cosa. È chiaro che quella è l'anima della pubblicità, poi sta a noi fidarci o non fidarci. È chiaro, magari Radostin dice: a me queste cose non mi interessano, vado direttamente al succo, alla sostanza. Però tendenzialmente è chiaro che senza quello il prodotto rimane un semplice prodotto, gli togli l'esperienza. Ma su questo ci hanno fatto una campagna pubblicitaria dove si vedeva per esempio il panino che si affievoliva perché non era reale, quindi diciamo, perché se non ricordo male era una compagnia d'assicurazioni che offriva il prodotto reale. Questo era il messaggio che volevano far passare. Assolutamente. Hanno anche approfittato. Assolutamente. Ma i saccottini del Mulino Bianco, ne vogliamo parlare? Oppure i cornetti, quelli della Bauli, che fanno vedere sulla confezione che ci sta l'ira di Dio di marmellata, poi apri. Ma sembrano anche cornetti veri. Proprio così poco di sì, ma poi quando prendete la brioscina moscia, quella. Però sì, esatto. Però è questa un po' l'idea. Allora, che cosa fa la differenza? È la strategia che io ci ho messo dietro, che è una strategia, perché fare tutto quello non è soltanto che io cambio il colore. Alla base c'è un'idea di prodotto, cioè che cosa io voglio comunicare attraverso quella color correction, attraverso quella palette, attraverso quel testo, attraverso quel visual che su tutti i touch point, quindi su tutti i punti di accesso, è identica a se stessa. Mi volete fare delle domande? Abbiamo qualche minuto ancora. Professor Santarelli, ti rubo 5 minuti ancora. Tutto il tempo che vuoi, non c'è nessun problema. Cioè, insomma, è interessante questa... No, ma è talmente interessante che secondo me i ragazzi sono molto contenti, quindi tutto facciamo il tempo che vuoi. Facciamolo dire a loro, lo potete dire, tanto... Abbiamo una finestra fino alle ore 13, quindi... Io fra un pochino purtroppo ho una call, ma sono qui per voi ancora per un po' di minuti, quindi ditemi, fatemi tutte le domande che volete, se avete delle curiosità, qualsiasi cosa vi viene in mente, anche per la discussione, proprio siamo qui. E io volevo chiedere se c'è un libro che possiamo comprare dove... Allora, di libri ce ne sono tantissimi. Allora, facciamo così, forse è la cosa migliore, che io mando un elenco al professor Santarelli, glielo mando fra poco, così lui a fine lezione oggi vi dà l'elenco. Di libri ce ne sono tanti su questo. Un libro che io vi consiglio, perché è anche una bella lettura, è Cromorama di Riccardo Falcinelli. Aspettate che ve lo scrivo nella chat, ma poi vi do altre cose, perché qui c'è il tema del branding, c'è il tema della scrittura, c'è il tema del design. Allora, aspettate, intanto ve lo scrivo, Cromorama di Riccardo Falcinelli, che si trova facilmente, eccolo qua. Tra l'altro Falcinelli nell'altro libro Critica portata da Vision Design parla proprio dell'IKEA, delle esperienze IKEA, dei cataloghi IKEA, insomma, quindi qui analizza in maniera molto approfondita tutti questi temi e fra l'altro molto ben leggibile. È molto gradevole come esperienza. E questo sicuramente, poi adesso mando un po' di titoli al vostro super professore che poi vi trasmette lui. Ci sono altre domande? A me l'unica cosa che viene in mente è che casomai, diciamo, io faccio fotografia, quindi comunque nell'ambito della fotografia a volte quando vedo i profili Instagram, casomai dei grandi fotografi, noto appunto che c'è questa riconoscibilità, che abbiamo detto che è molto importante, anche per esempio nel caso di IKEA, il fatto di utilizzare colori pastello, colori freddi, e però essendo io comunque all'inizio, casomai mi rendo conto che nelle mie foto non c'è sempre una coerenza in questo senso, perché ovviamente casomai adesso sto sperimentando, quindi cioè nel senso è anche giusto, diciamo, io non ho un'idea
precisa adesso, però penso sia giusto anche quello, cioè il fatto di sperimentare e poi magari, anche se non ho adesso una coerenza stilistica, magari ci arrivo. Cioè, è così importante comunque, mi sembra. Allora, la coerenza stilistica, attenzione, è una cosa bella, ma è una gabbia. La coerenza stilistica è una gabbia come tutte le regole, le definizioni. Quindi, come cosa che ti posso dire, finché puoi sperimentare, sperimenta in lungo e in largo, perché se ti chiudi in una gabbia, la gabbia a un certo punto, quello è personal branding, cioè io faccio un profilo con delle foto fatte in un certo modo. È personal branding, va benissimo. Ma se io definisco uno stile, lo stile cambia come il nostro gusto per i vestiti. Se un giorno mi stancherò di quel vestito lì, poi che faccio? Se mi sono identificata in quello, poi diventa molto difficile uscirne. Quindi vai tranquilla, sperimenta fino a quando non trovi qualcosa che è sufficientemente giusto per te senza essere una gabbia. Perché ti ripeto, essere che è una gabbia, però per loro va bene, perché loro devono vendere un prodotto, ma se tu vendi te stessa, non ti gabbiare. Ottimo, quindi nel caso della fotografia, della professione di fotografo, non è così vincolante, insomma. Non è vincolante, è chiaramente più semplice presentarsi, perché noi purtroppo siamo persone, come esseri umani, siamo schematici, ci piace ritrovare dei pattern nel comportamento e quello che vediamo, però il discorso è che tu puoi trovare anche un'unità di stile nella varietà. È chiaro che devi trovare il tuo, cioè non darti neanche la fretta di arrivarci ora, perché tanti cambiamenti arrivano anche con dei passaggi della vita che non sono necessariamente legati all'età, però magari succede qualcosa che fai un viaggio al Polo Nord, vedi qualcosa che ti colpisce talmente tanto che dici: io me lo voglio portare dentro con me tutta la vita. Questi sono poi i passaggi, quindi non ti dare delle regole. Vai tranquilla e trova il tuo, perché tanto quando l'hai trovato te ne accorgi. Va bene. Nessuno ti può dire qual è il tuo. Va bene, grazie. Niente. Altre domande? Infatti, Valentina, io dico sempre ai ragazzi, la differenza fra l'artista e il professionista. Sì. L'artista è quello che definisce il proprio stile. No? E lo porta avanti per una vita, ricercando, approfondendo e via dicendo. Il professionista è quello che non è che non abbia un proprio stile, ma, come dire, comprende le necessità del cliente, certo. E quindi ha una grande capacità tecnica e adatta la propria mano, qualsiasi essa sia, fotografica, pittorica, via dicendo, a delle precise istanze da parte del cliente, del mercato a cui fa riferimento. E considerate, cioè, che spesso i clienti sono ignoranti come delle bestie, ma non crediate che il cliente, solo perché il cliente piccolo, è ignorante. Cioè, io vi potrei portare esempi di aziende multinazionali, ma veramente aziende che hanno 30-40 mila dipendenti, che sono ignoranti come le bestie, cioè che se tu gli fai vedere una cosa fatta bene e una cosa fatta con i piedi, ti dice: ah, quella brutta quanto mi piace. Quindi cioè, il cliente purtroppo, anche se ha ragione per alcune cose, non ha sempre ragione. Forse l'artista lo crea lo stile, invece il professionista casomai lo segue. Cioè, sì. Si potrebbe pensare a una cosa del genere. A proposito di questo, la domanda: quando per esempio ci scontriamo con un cliente perché magari non ci capisce tanto, no, per quanto riguarda grafica, no? Sì. E proprio una cosa completamente diversa, che però effettivamente fa cazzotti poi per quanto riguarda il concetto di comunicazione efficace, sì. A quel punto che facciamo? Cioè, gli diciamo: vabbè, dai, se per te va bene basta che mi dai i soldi, o insisto, non ci metto. Cioè, insisto, allora guarda, te lo dico proprio in onestà. Io dopo 25 anni di lavoro comincio ad avere un leggero peso per poter dire al cliente: cliente, fammi da me, mettiti da parte e fammi fare. E avere un buon margine di certezza che prende in considerazione la mia proposta. Però vi dico che è molto difficile, perché il cliente di solito nasce col fatto che, siccome pago, lavoro guadagno, pago pretendo, siccome pago, ho ragione io. Allora, il nostro dovere di professionisti che lavorano con i clienti è quello di dire: i soldi sono i tuoi e ci fai quello che ti pare. Io però ho il dovere di dirti che questa cosa non si fa così. Se poi tu la vuoi fare così perché così e basta, io la faccio, ma la responsabilità è la tua, e non andare in giro a dire in giro che è un lavoro mio.
noi abbiamo il compito di guidare. Se poi il cliente quei soldi li vuole mettere su una scemenza, noi comunque le bollette le paghiamo, però il compito di dirlo ce l'abbiamo. Devo fare pure questa domanda, cioè quando alla fine insiste, vabbè, no, lo voglio così, così, cosa, io posso dire, non dire che è un lavoro mio, se non mi fa cattiva pubblicità a me. Faglielo capire, magari voglio dire chiaramente, dici guarda, però io mi dissocio, cioè io mi dissocio da questa produzione. Però non dirlo, però fatto che basta mi dai soldi, giusto? Cioè si può fare. Certo, dirglielo proprio in faccia, no, però paga ora, però no, sì. Però farglielo capire, cioè noi è chiaro, noi lavoriamo, ragazzi, cioè ragazzi e ragazze, noi saremo mercenari, anche se andremo a lavorare in azienda, perché sarebbe bello poter dire io faccio come mi pare, però come mi pare non lo faccio manco a casa mia, quindi è chiaro che saremo mercenari, però uno può essere mercenario con onestà o in modo disonesto. Quello disonesto ti fa sempre la faccia e dice oh quanto è bello quando è brutto. Il nostro compito è accompagnarti nel fatto che stai facendo una schifezza, però i soldi comunque è meglio che li dai a me piuttosto che li dai a un altro. Se proprio va oltre il nostro senso estetico e i soldi sono pochi, possiamo alzare le mani. Però facciamo sempre un bilanciamento proprio nel, come dire, usciamo dal nostro idealismo che deve rimanere nel fatto, nella nostra integrità professionale. Cioè io come professionista ho il dovere di dirti che questa cosa non va. Poi è chiaro che comunque a rata della macchina la paghiamo tutti, quindi già sta. Va bene, se avete altre domande, altrimenti io vi lascio in compagnia del super professor Santarelli con una maglietta a righe fantastica. Improponibile, in uno spazio improponibile. Bellissimo. Vabbè, io dietro ho praticamente c'ho il manga dietro, cioè c'ho il brand è veramente atroce. Vabbè, ma insomma ho un'età per cui posso permettermi di avere un personal brand. Io non ti faccio vedere la quantità dei giocattoli che c'ho dietro, perché è una cosa proprio da minorenne, va bene. Okay. Va bene, va ragazzi bene. E ragazze, è stato un grandissimo piacere. Io adesso mando l'elenco dei libri al professor Santarelli. Se avete delle domande che vi vengono in mente dopo, perché di solito le domande migliori vengono sempre dopo, non so perché, le fate al professor Santarelli che me le riporta. Io sono lietissima di rispondervi. Se volete, venite a vedermi sul mio sito, non dovete comprare niente, tanto voglio dire che è officinamicrotesti.it, ve lo scrivo. officinamicrotesti.it e basta, è stato un grandissimo piacere. Se volete c'è anche il mio libro, adesso faccio autopromozione, che si chiama Emotion Driven Design. È un libro splendido, è un bel libro, non perché lo dico io, me l'hanno detto. Ragazzi, è stato un piacere enorme. Ragazze e ragazzi, siamo inclusivi. Buonissima giornata e buonissima carriera, che sarà veramente, intanto finite con calma l'accademia e poi ci penserete, ma andrà sicuramente benissimo. Non ci credete quando vi dicono che fuori non c'è lavoro c'è, ce lo dobbiamo un po' inventare, ma lavoro c'è sempre e c'è sempre un futuro, sempre, quindi non vi spaventate, andate proprio dritte e dritti senza paura, che vedrete che andrà benissimo. Ringraziamo la dottoressa Di Michele. Grazie. State bene. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie. Arrivederci.